Ciao unicorni, bentornati in questo nuovo video. Le mie condizioni e la mia voce sono abbastanza imbarazzanti, ma mi sono svegliata in questo preciso momento. Sono le 7:20 ed è mercoledì 31 ottobre, quindi buon Halloween a tutti, anche se questo vlog lo vedrete dopo. Oggi è una giornata molto speciale. Perché oltre a essere Halloween e lo festeggerò con tante personcine carine che conoscete e a cui voglio troppo bene, che dopo vedrete stasera. Se mi seguite su Instagram sapete che devo fare una cosa molto importante che voi adesso avrete già visto perché l'avrete vista domenica 4 novembre, dato che questo vlog uscirà dopo. Quindi ve lo posso dire, ovvero il video dell'annuncio di le nostre emozioni. Mi fa ancora strano dirlo perché nella realtà non l'ho mai detto ancora davanti a una telecamera così, però voi lo sapete già. Quindi se non l'avete ancora visto, andate assolutamente a vedere il video precedente perché è troppo importante. Quindi oggi andrò a registrare tutto quanto e vi porterò con me. Qui c'è mia mamma, saluta. Sto facendo colazione. E qui c'è Perla. Perla! Mia mamma registrerà più cose possibili per farvi vedere tutto, per lì invece rimarrà qui a casa. Ah, e in tutto questo, se mi seguite su Instagram lo sapete, l'altro ieri ho traslocato, quindi ora siamo nella casa nuova, solo che non funziona il riscaldamento della casa nuova, quindi per queste 2 notti abbiamo dovuto dormire qui nella casa vecchia dove non c'è nulla, c'è solo il letto di mia mamma che è rimasto qua perché adesso ne ha un altro. E quindi abbiamo dovuto portare tutte le cose di Halloween e tutte le cose per vestirmi oggi, eccetera, qui nella casa vecchia. E stasera festeggeremo Halloween qui nella casa vecchia perché così abbiamo una casa libera. A mia mamma è venuta questa idea perché non sapevamo dove festeggiarlo, quindi perfetto. Ora faccio colazione perché sennò faccio tardi, quindi ci sentiamo dopo. Ho appena finito di fare colazione, ora mi vestirò con i primi vestiti che devo mettere oggi, così ho già il primo cambio addosso. Questa è la situazione della mia camera comunque. Voi non avete mai visto ancora la nuova casa. Su Instagram ho fatto vedere qualcosa però pochissimo. Seguitemi su Instagram se non mi seguite ancora, mi raccomando. E se non avete Instagram, tranquilli che però farò molto presto un room tour e ho anche registrato tutte le clip di quando facevano la camera. Ma non ci sono i vestiti! Ah, eccoli, li ho trovati! Meno male. Ora mi vesto e mi trucco. Sono pronta. Vedere? Appena finito di truccarmi, lasciate stare se qui sono un po' sporca di mascara, solo che non ho il cotton fioc perché io di solito pulisco lo sporco di mascara col cotton fioc, ma sono nella casa nuova e non ho assolutamente... No, non è vero, continuo a dire casa nuova. Sono nella casa vecchia e non ho assolutamente nulla. Aia, mi è entrato qualcosa nell'occhio. E quindi adesso, tanto stamattina c'è anche mia zia, me ne porta uno, così mi pulisco. Comunque, non fateci caso. Comunque, sono truccata e vestita con il primo outfit, ovvero questo maglione grigio e i jeans. E poi sopra metterò un giubbotto blu. Sono le 8:10 e adesso usciamo di casa e andiamo nel posto dove si girerà tutto. Sono troppo felice. Vi racconto un attimo il disagio di chi ha i capelli ricci e chi ce li ha mi può capire. Chi ce li ha lisci, ascoltate. Io e chi ha i capelli ricci non li può asciugare col phon perché sono ricci, quindi se li asciuga col phon diventano una cosa tipo paglia, imbarazzante. Quindi si devono asciugare con l'aria. Quindi il modo in cui si asciugano va di fortuna. Possono venire belli ricci o possono venire mezzi smonchi. Ecco, io ogni volta che devo fare qualcosa di importante mi si asciugano mezzi smonchi, cioè tipo un po' lisci, un po' ricci, non lo so. E oggi è uno di quei giorni. Infatti vedete che tipo qua davanti questo è praticamente liscio, poi qua dietro un po' più riccio. Io odio questa cosa, la odio. Siamo in macchina e stiamo andando nel posto dove appunto gireremo tutto. Adesso sto facendo la scena alla bambina, che è bravissima, è troppo carina. Bravissima! Ora stiamo girando la seconda scena, quella in macchina. Sono vestita in questo modo, con
questo cardigan e la maglietta bianca, poi sempre jeans e le Dr. Martens. Questo giubbotto non c'entra, però fa freddo, quindi lo tengo finché non devo girare. Si congela, cioè fa freddissimo, vero? Sono le 12, noi abbiamo già finito e siamo già in pausa da un po'. Loro hanno calcolato molto più tempo per fare tutte queste scene, mentre in realtà ci abbiamo messo molto meno e abbiamo già finito. E ora ho già il terzo cambio e poi metterò i leggings, però adesso ho i jeans. Adesso mi farò una pasta al pesto, mangio. Dopo alle 2 arriverà una personcina, perché devo fare una scena con lei e le ho chiesto di venire, perché dovremmo fare una scena di due amiche sul letto. E quindi mi fa molto piacere che ci sia lei, perché le voglio tanto bene. Dopo vi farò vedere chi è e vi tengo aggiornati. Adesso vado a mangiare, perché anche se è presto ho fame, perché mi sono svegliata prestissimo, quindi ho fame prima, ma io ho sempre fame in realtà. Abbiamo mangiato adesso, ovviamente. Io ovviamente il cioccolato. Ok, c'è stato un cambio di programma, dato che appunto abbiamo finito molto in anticipo. Mi sono ricambiata, ho messo i leggings e poi questo golfino qui, perché la scena con Ludovica, ormai vi dico chi è, tanto il video l'avrete già visto, la faccio dopo perché non è ancora arrivata, e mentre aspettiamo che arrivi faccio questa scena qua. Ovviamente, se non avete ancora visto il video, male, perché penso sia il video più importante sul canale. Ve lo lascio nell'info box, ci tengo un sacco, quindi guardatelo. Ho fatto la scena, mi sto ricambiando perché è arrivata Luna! Sto facendo il vlog della giornata. Ah, fantastico! Però, secondo me qua una presa. Ok. Abbiamo finito le scene anche con lei. Yay! Non vedo l'ora. Cioè, in realtà voi avrete già visto tutto, però. Esatto. Perché in realtà adesso mancherebbero 4 giorni. Sono emozionatissima. Ai, oddio, io so tutto, ma non posso dirvi nulla. Oh, grazie. Ma che bello. Sono la scena al terzo dopo. Ti prego, non metterle queste cose. Se le imbarazza. No, non le metto, tranquilla. E i pantaloni? Se me la lascio un po' accesa. Ah, questo va bene, questi va bene. Maglione rosa? Sì. Sei pazza. Dobbiamo andare a vedere i ragazzi che girano le loro scene. Una coppia di ragazzi. Mi sudano le scene. Alle 4 e alle 5. Questa è come copertina. Sai che possiamo. E in tutto questo io ho finito tutte le scene. Perché è venuto tutto benissimo e voi l'avrete già visto, però spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti. Ma nel video, se avrete visto, c'è una coppia di fidanzati e il ragazzo arriverà tra un'ora. Non sono fidanzata, grazie. Il ragazzo arriverà tra un'ora, mentre la ragazza arriverà alle 5. Sono le 2:40, quindi c'è ancora un po' di tempo. Yeah. Ci saranno così tante parti simpaticissime e molto divertenti in questo vlog. Tu non le metti, vero? Le metto tutte. Cosa ridi? Mica la tua festa. Bibi. Infatti. Halloween. Ma che cosa? Ok, la prossima volta devo pensare bene a cosa dire. Ma basta, mi fa un po' tanti sgambi. No, perché lei non me li fa, cioè, raga. Ma è bellissimo. Che cattiveria. Siccome voi saprete già il titolo del nostro secondo libro, ma in questo momento non è ancora uscito l'annuncio, perché io non lo so, uscirà io. Tra 4 giorni, lei non sa ancora il titolo. Quindi adesso intervistiamo la secondo lei, provi a indovinare come si chiamerà. Una di voi tu. No. Dai, qual è la parola che dico frequentemente? Veramente non ci sei ancora arrivata. Sarà composto da 3
parole. Una di queste è quella che dico molto frequentemente e inizia con la E. Dai, dimmelo. Dai, dimmelo. Dai, dimmelo. Ma vedete che Iris è cattiva alla fine. Mi dite tanto carina. No, è cattiva, non mi dice le cose. Da, come si chiama? Dai, dimmelo. Esmeralda. Abbiamo chiamato Matteo, okay, che anche lui sta cercando di indovinare il titolo, ma non lo indovina. Io non ce la faccio. Le mie, no, le imperfezioni della mia vita. No. Matteo, sbandiamo, è questa. Matteo, sbandiamo. Ercole, no. Cosa dici tu? Speciali, sei della mia vita. E special. Molto pensieroso. Dai, ma... Senti, se mi dici il titolo. Lo so io, la parola è la E con l'accento, ne sono sicuro. Dimmi. Emozione. Raga, c'è arrivata l'ultima parola. Le mie emozioni. Quasi. La mia emozione. No, era più vicina all'altra. Le vostre emozioni. Le? Nostre emozioni. Sì! Ah! Hai indovinato. Perché ci sono arrivati dal nulla, cioè sono dei geni. C'è sempre Trilli. C'è Trilli, guardate. Che poi in realtà nel mio canale sei apparsa solo una volta, cioè al primo firmacopie. È vero. Quindi saluta il canale dopo quasi un anno. Mi piace. Se mi seguite su Instagram l'avete vista troppe volte, non ne potrete più neanche io. E mi vedrete ancora un sacco. Stranamente stiamo montando. Abbiamo fatto la cena del fidanzato. Ora è arrivata la fidanzata. Amo. Che sta facendo la cena. Amore, ciao amore. Saluta amore. Saluta. E poi abbiamo finito. Com'è andata questa giornata? No, ti prego, dai, Iris. Com'è andata, dai? È andata benissimo. Per favore. Io sarò in viaggio. Dai, Iris, non lo so che mi stai facendo il video. Si sono fatte le 6:30 e noi stiamo andando via adesso. Piano piano arriveranno tutte le persone, quindi ve le faremo vedere. Lì c'è Luda. Yes. Qui c'è mia mamma alla guida. Mi sa che mi truccherò sempre allo stesso modo, cioè come tutti gli anni da streghe, col solito però, vestito. Con una modifica. Con una modifica che mi fa lei, tipo dei tagli, delle robe, però sempre quello, perché non ho avuto tempo di prendere il vestito da teschio, di cui vi ho fatto il tutorial del trucco. Siamo arrivati a casa, stiamo sistemando tutto. In tutto questo sono le 7:15 e in realtà la festa inizia alle 9, però abbiamo poco tempo perché dobbiamo preparare tutta la casa e poi truccarci. Lei sta gonfiando i palloncini, qua abbiamo già messo un po' di decorazioni, qua abbiamo messo la tovaglia con le cose, poi il cibo arriva con gli invitati perché ognuno ha preso un po' di cibo. Quanto è bella. Ma bellissima. No. Sì, ma io come passo? Cioè, raga, ho messo una ragnatela così che io non posso passare. Devo fare il... È arrivato location. Apriamo. Non so se ci vedete, ma noi stiamo cercando di fare uno scherzo a Luciano. Quindi abbiamo aspettato tutte le luci. E quando arriva faremo boh. Non so se verrà, cercherò di riprendervelo. Ciao amo. Se mi fate uno scherzo vi uccido. Amo, avete fatto pure il vlog. Ciao. No, ciao, sono arrivato. È riuscito. È lo spirito di amo. E poi ha pure detto se mi faccio uno scherzo vi amo. E poi le decorazioni stanno procedendo bene, a parte che lui non è capace. Ludovica ancora meno. Io nel frattempo mi sono vestita con, vabbè, questo vestito qua che non vedrete mai, ma le calzarete, ok? E non ho ancora messo le scarpe perché hanno i tacchi e io e i tacchi non abbiamo un buon rapporto. Con la è arrivata! Io non ti vedo, sono senza occhiali. Ciao! Saluto, non posso parlare molto perché insomma... Abbiamo scoperto il nuovo talento di Iris. Sa slegare le collane. Ma guardate che bella! Sono fantastico. Che bello, il make up più bello della serata. Ho messo
questo è il rossetto nero, questo è il taglio. Oh, ho messo il cappello e le scarpe, raga, non riesco a camminare, però vabbè. Sono anche abbastanza comode. Ci siamo raccattate storie di paura che sono durate sangue. Pochissimo perché avevamo paura. Ho staccato la ferita perché in tutto questo è quasi mezzanotte. Ma scusa, farò questa cosa. Cosa no, significa? No. Alla fine abbiamo iniziato a giocare a verità o verità. È 1:30 e ci siamo persi e non ho più vloggato. Comunque io ho ancora sta cosa. Vabbè, pigiama. Bellissimi. Sono 3:30. Noi ci siamo persi a parlare. Luciano propone di rimanere svegli fino alle 5. Io per sicurezza concludo col vlog, perché poi sennò magari mi addormento. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollice in su per farmelo sapere. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché non c'è motivo per non farlo. Io vi mando un grosso bacio. E noi ci vediamo alla prossima. Sto mangiando. E andate a vedere il video precedente perché è importantissimo. Se non l'avete ancora visto, mi raccomando. Ciao. Smettila. Oddio, ti non devi guardare, ti prego. Dovevo mettere.